Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo capitolo. Oggi andremo a vedere come funziona la New York Compression. Che cosa si tratta? Che cos'è la New York Compression? È una compressione parallela che va appunto ad agire parallelamente alla fonte da comprimere, in questo caso appunto la ritmica, quindi una batteria. Quindi prenderemo in esame un brano, io qui ho selezionato una porzione di questa canzone. Vedete, qui abbiamo le tracce della ritmica, quindi cassa, rullante, Charleston, tom, overhead, crown, che sono gli ambientali, e un cembalo. E andremo quindi a portare questa New York Compression, andremo a vedere come funziona questa compressione parallela, andremo a vedere qual è la differenza fra una compressione parallela normale e questo tipo appunto di compressione parallela. Cosa serve? Serve fondamentalmente ad aumentare il sustain della batteria e anche gli attacchi appunto della ritmica. Andiamo quindi subito a sentire il brano in questione. Sentite. Quindi tutte le tracce della ritmica, in questo caso quelle che ho elencato prima, sono queste. Vedete, cassa, rullante, Charleston e via dicendo, vanno a confluire nel bass 15, quindi il bass 15 è, diciamo, la ritmica. Se lo metto in solo, sentirò appunto solo la ritmica. Tolgo il solo, sento tutto il brano. Da questo bass faremo partire un altro bass ancora, che è bass 9, al quale ho dedicato la compressione parallela, New York Compression. Aumentiamo la porzione di segnale da destinare al bass 9. Vedete, qui ho un ausiliario con l'ingresso bass 9 al quale è applicato un compressore. Il compressore avrà questo tipo di all'incirca questo tipo di parametri qua da utilizzare. La ratio sarà all'incirca di 5-6 rapporto a 1, quindi 5-6-1. E il release sarà all'incirca di un secondo. L'attacco lo fisseremo all'incirca sui 20-25 millisecondi. Quindi andiamo a sentire come funziona questa compressione parallela. Sentite come aumenta il suono della batteria, come spinge di più. Bene, questo è molto interessante perché può aumentare di gran lunga all'interno diciamo del mixaggio, del mix del brano, la presenza e l'attacco della ritmica. Quindi con la compressione, senza. Ovviamente da dosare in maniera da non esagerare, in modo da dare appunto un suono gradevole, un suono che possa essere, diciamo che serve più che altro a far uscire di più la batteria all'interno del mixaggio. Io posso rendere poi questa compressione più o meno aggressiva aumentando il valore di ratio. Sentite, in questo modo ascoltiamo in solo. Sentite com'è molto molto aggressiva solo la compressione parallela. Ovviamente da sentire all'interno del brano. Ecco, il balance, diciamo, fra la ritmica vera, quindi la ritmica normale, e diciamo, l'aggiunta di questa compressione parallela è da sentire poi caso per caso. Così come si può anche decidere di non selezionare di non mettere tutta la ritmica all'interno della compressione parallela, ma di mettere solamente degli elementi come può essere la cassa rullante. Quindi togliamo per un attimo questa aggiunta della compressione parallela su tutta la ritmica e andiamo ad aggiungere solamente cassa e rullante. Sentiamo la differenza di suono, quindi metto il bass 9 sulla cassa e sul rullante. Quindi andiamo a sentire. È un filino meno spinta di prima. Qui è solamente cassa rullante sulla compressione parallela. Rimane un po' più morbida. Mi serve solo per, diciamo, per enfatizzare alcuni effetti, quindi alcuni strumenti, che possono essere ad esempio anche altri, no? Potrei aggiungerlo non solo sulla ritmica, ad esempio qui ho questo piano, potrei mettere la compressione parallela anche sul piano. Sentite?
qui posso dosare quanto. Diciamo che mi serve un bel po' per evidenziare alcuni strumenti. Adesso la tolgo, ma fin qua diciamo che abbiamo parlato di quello che è una compressione parallela normale. In che cosa differisce la New York Compression dalla compressione parallela? Soprattutto utile nel caso di enfatizzare il suono della ritmica. Differisce dal fatto che ha un equalizzatore, metteremo un equalizzatore alla fine della compressione. Quindi andiamo di nuovo nel mixer e andiamo a equalizzare questa compressione. Qui andiamo ad aggiungere come prima la compressione parallela, quindi andremo ad aggiungere, questa è solamente la compressione parallela, mettiamo un equalizzatore che crea un effetto loud, quindi acuti e bassi, soprattutto i bassi qua sono importanti. Quindi adesso sono molto alto qua, sto clippando, quindi abbassiamo il livello del compressore. Sentite? È un effetto leggermente diverso da quello di prima, dove venivano enfatizzate, ovviamente per la presenza maggiore di attacco, venivano enfatizzate di più le frequenze medie, mentre invece qui aumentando, diciamo creando questo effetto loud, ammorbidisce. Quindi diciamo che la compressione, la New York Compression, è una parallela più morbida, più sì, diciamo appunto più morbida, con gli attacchi un pochettino più l'effetto è quello di sentire degli attacchi un po' meno evidenti. Quindi abbassiamo adesso esagerata qua. Ed è molto interessante questo tipo di intervento. Solitamente quando facciamo un intervento di questo tipo andiamo a mettere anche il basso insieme alla ritmica. Quindi il basso adesso che era spento, ma diciamo, sentite il basso. Andiamo ad aggiungere il basso alla compressione parallela e togliamo o diminuiamo le dirette di cassa rullante. Aumentiamo un po'. E questo è un suono interessante anche di basso, perché diciamo che crea una sorta di, rende la ritmica più compatta insieme alle, soprattutto le frequenze basse, cassa e basso, diciamo che è buono farle lavorare su una compressione parallela in maniera che poi creano un po' più di, ci sarà un po' più di suono compatto all'interno del mix poi che andremo a creare. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento, un nuovo capitolo.